percorso che noi abbiamo studiato è un percorso che si sviluppa sui 3 anni. Nel primo anno i ragazzi frequenteranno dei corsi base sia sul motore sia sull'impianto elettrico e elettronico, sia corsi che danno delle informazioni su tutto l'impianto legato a freni, sospensioni e telaio, quindi affronteranno l'argomento moto a 360 gradi. Successivamente nel quarto anno questi corsi verranno replicati, ma da un punto di vista molto più specialistico, quindi ci saranno degli approfondimenti ulteriori sugli argomenti che ho appena citato. L'obiettivo invece nel quinto anno sarà quello di fare una sorta di specializzazione, per cui si tratteranno argomenti quali ad esempio la trazione elettrica. Come Yamaha abbiamo un veicolo, l'EC03, che è totalmente elettrico, più altri approfondimenti che di volta in volta andremo ad affrontare. Quante possibilità ci sono che poi i ragazzi possano seguire la loro azienda una volta finito questo apprendistato? Beh, diciamo che molto dipenderà da come si evolverà il discorso legato all'attuale crisi italiana. Se la situazione dovesse migliorare, sicuramente questi ragazzi avranno una corsia preferenziale, un vantaggio netto rispetto ad altri ragazzi, perché avendo frequentato tutto il percorso di formazione presso Yamaha avranno quel plus, quel valore aggiunto che può far pendere la bilancia dalla loro parte nel caso di una scelta da parte di una concessionaria Yamaha. Il messaggio ai giovani, un po' come è stato detto nella conferenza di oggi, è quella di non arrendersi, di farsi trasportare dalla passione. La passione fa superare grandissimi ostacoli, la passione rende anche la scuola molto più piacevole. Se si studia qualcosa per la quale si sente una passione interna, sicuramente la si approccia e la si impara in modo molto più, diciamo, completo. E in più, oltre alla passione, obiettivo è anche quello di cercare di far maturare i ragazzi in modo tale che, oltre che preparati professionalmente, siano anche pronti per affrontare il mondo del lavoro. Yamaha è una realtà, una delle tante realtà, oltre 250, con cui la scuola collabora. La scuola vive, esiste per dare un significato al futuro dei giovani, e il futuro dei giovani è il loro lavoro, che li fa diventare, li fa essere cittadini, insieme con tante altre virtù che sono quelle dell'onestà, della trasparenza e della pulizia personale. Yamaha è un'esperienza fondamentale proprio perché si può realizzare attraverso questa alleanza virtuosa una iniziativa che è di speranza per i giovani, che è di professionalità per gli insegnanti, che è di condivisione tra il mondo dell'impresa e il mondo della formazione. Per questo oggi questo accordo costituisce elemento prezioso della vita e del futuro dell'Istituto Virgilio Floriani. La scuola si chiama Virgilio Floriani in nome di un grande personaggio, che è stato una grande persona, Virgilio Floriani, imprenditore. A lui i primi collegamenti telefonici, l'applicazione dei semiconduttori, un'impresa, la Telettra, che ha avuto un grande sviluppo sul territorio e che lo ha fatto fiorire insieme con altri, ma è stato anche un filantropo. Ha passato gli ultimi anni della propria vita per i malati terminali, ha avuto un'esperienza familiare anche in questo senso, molto sofferta. Ecco, noi vorremmo essere la scuola della cittadinanza che riscopre il valore della società nella sua parte più vera, più umana, e anche il valore del lavoro che rende la scuola utile per la società e per il futuro sociale. Come rappresentante di Yamaha Italia voglio portare la nostra testimonianza, innanzitutto la nostra soddisfazione nell'essere riusciti a concludere questo accordo, a rinnovare questo accordo, un accordo che era nato nel 2008, un qualcosa che era, diciamo così, sperimentale, un percorso che doveva
svilupparsi, doveva crescere, doveva subire le necessarie correzioni, e oggi facendo tesoro di tutte quelle che sono state le esperienze fatte negli anni passati, possiamo portare alla firma un nuovo accordo che ha, diciamo, le idee molto più chiare e che sa esattamente dove vuole andare. Di questo accordo, l'obiettivo di questo accordo, come era stato accennato prima, è proprio quello di cercare di portare i ragazzi a vivere in prima persona il mondo del lavoro. Quindi con questo accordo i ragazzi del Floriani avranno la possibilità di partecipare presso la nostra sede di Gerlo di Desmo a dei corsi di formazione, ai corsi di specializzazione, gli stessi identici corsi che seguono le nostre concessionarie, i meccanici delle nostre officine, di tutta la rete italiana. Quindi i contenuti che verranno trattati sono gli stessi contenuti che verranno trattati insieme alle nostre concessionarie. Questo per dare l'idea che la sostanza, il peso di quello che verrà trasferito a questi ragazzi è per Yamaha molto molto importante. Che sia un messaggio anche rispetto al ruolo della formazione e della scuola pubblica, di poter rappresentare un'esperienza fattiva di collaborazione anche in questi momenti. Credo che questo sia importante ribadirlo, e evidentemente questo lo si fa in un settore che è quello della formazione professionale, in cui la provincia ha un ruolo importante. Anche noi come comuni cerchiamo evidentemente di presidiarlo questo settore, ma è soprattutto attraverso la capacità della provincia di convogliare, di coordinare le funzioni, che questo può avvenire. Qualche anno fa abbiamo inaugurato un laboratorio presso la sede di Giuseppe Magnani, e ricordo con quale entusiasmo anche i docenti presenti, ragazzi, e in primis il dirigente, hanno voluto illustrare l'importanza di questi ambienti all'interno della scuola, che sicuramente in un istituto di tipo professionale diventano quasi il centro dell'attività didattica. Io credo che tutti quanti siamo consapevoli dell'importanza che ha l'attività della provincia di Monza e Brianza, con le caratteristiche del suo tessuto economico e sociale, l'importanza che hanno gli istituti tecnici e professionali. Occorre ancora, credo, del lavoro da fare per far sempre di più capire l'importanza di questo livello territoriale, comprendere l'importanza di questo segmento dell'istruzione, che nulla ha da invidiare al settore liceale e che, come vi veniva giustamente richiamato prima, a volte invece viene visto come un segmento dell'istruzione di secondaria importanza. Vorremmo davvero noi grandi contribuire a fare alzare un po' il vento della speranza, non solo nella Cappella Sistina ma anche nella Sala Campana, perché di speranza c'è bisogno, e senza speranza non c'è vita. E di quale speranza parliamo? Quello che diceva l'assessore Giuliana Colombo: la speranza di una cooperazione per il mutuo vantaggio. Ma tra chi? Tra la nostra generazione e la generazione che avanza attraverso voi giovani. Noi viviamo perché voi possiate trovare un mondo più bello, più giusto e dove sia possibile il lavoro. Probabilmente il periodo è quello giusto. Vorrei enfatizzare l'aspetto della passione. Uno dei ragionamenti che abbiamo fatto all'inizio era questo. Normalmente il tasso d'abbandono nelle scuole, insomma, dipende dalla materia, ma è abbastanza alta. Volevamo utilizzare la logica della passione per le due ruote per legare i ragazzi al ciclo di studi. Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, un tassellino era questo, quindi aiutare i ragazzi tramite la passione per Jorge Lorenzo di turno, Valentino Rossi, la passione per le moto che vedete anche esposte di là, a rimanere e perseverare proprio fino alla fine. Come responsabile service del gruppo Rally Moto, concessionario ufficiale Yamaha, posso testimoniare che
effettivamente i ragazzi che hanno partecipato qualche anno fa, dopo aver fatto il progetto, eseguito questo progetto nella scuola, sono venute nelle nostre officine a eseguire un periodo di stage, erano molto motivati, interessati anche per via della passione che nutrivano per questo mondo dei motori, diciamo, ma allo stesso tempo anche molto preparati tecnicamente, grazie al supporto che è stato fornito da Yamaha Motor Italia, e effettivamente parlando con loro hanno svolto esattamente gli stessi corsi tecnici che i nostri meccanici e noi concessionari ufficiali Yamaha eseguiamo all'interno delle aule dedicate in sede a Giano di Liesmo. Yamaha è una realtà, una delle tante realtà, oltre 250, con cui la scuola collabora. La scuola vive, esiste per dare un significato al futuro dei giovani, e il futuro dei giovani è il loro lavoro che li fa diventare, li fa essere cittadini, insieme con tante altre virtù che sono quelle dell'onestà, della trasparenza e della pulizia personale. Yamaha è un'esperienza fondamentale proprio perché si può realizzare attraverso questa alleanza virtuosa una iniziativa che è di speranza per i giovani, che è di professionalità per gli insegnanti, che è di condivisione tra il mondo dell'impresa e il mondo della formazione. Per questo oggi questo accordo costituisce elemento prezioso della vita e del futuro dell'Istituto Virgilio Floriani. La scuola si chiama Virgilio Floriani in nome di un grande personaggio, che è stato una grande persona, Virgilio Floriani, imprenditore, a lui i primi collegamenti telefonici, l'applicazione dei semiconduttori, un'impresa, la Teletra, che ha avuto un grande sviluppo sul territorio e che lo ha fatto fiorire insieme con altri, ma è stato anche un filantropo. Ha passato gli ultimi anni della propria vita per i malati terminali, ha avuto un'esperienza familiare anche in questo senso, molto sofferta. Ecco, noi vorremmo essere la scuola della cittadinanza che riscopre il valore della società nella sua parte più vera, più umana, e anche il valore del lavoro che rende la scuola utile per la società e per il futuro sociale.